Oggi tre palline fashion per un Natale elegantissimo. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te, nuovo video dedicato al Natale. Oggi ci occuperemo di creare tre palline fashion, alla moda. Insomma, quelle palline che nei negozi si aggirano sulle 15-18 euro e che uno prende in mano, vorrebbe comprarle e poi dice 18 euro per una pallina, ma no, ho altre cose più importanti da comprare. E allora arriva Ombrettina vostra in soccorso per farvi vedere tre modi creativi di creare delle palline a basso costo ma che abbiano un grandissimo impatto sul vostro albero di Natale. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere la pallina low cost fashion come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre tre palline fashionissime. Innanzitutto ci occorreranno tre palline. Io ho comprato queste in plastica, le ho trovate a 50 centesimi, le vendono in tutti i negozi di belle arti, in tutti i negozi, sapete, tutto pochi cent, questi qua, e le trovate molto molto facilmente. Per la prima pallina io ho preso delle paillette rosse, poi da Tiger ho trovato questo glitter rosso, oppure io avevo questa pasta glitterata, ma comunque vi ho fatto vedere come fare la pasta glitterata in questo video qua. Se vi va andatevelo a fare anche da sola, basterà un po' di Vinavil e un po' di glitter per crearvi la vostra pasta glitterata. E poi dei piccoli strass rossi, quindi la prima pallina sarà rossa, la seconda pallina sarà molto glam e sarà tutta quanta con i colori del ghiaccio, quindi l'argento, la pasta glitterata di questo colore, e poi la terza la farò con questi frammenti vitrei, frammenti di specchio. Questi li ho comprati all'IKEA, costano pochissimo, 1,80 euro mi pare, una confezione molto grande, quindi la farò di specchi così e del glitter argentato. Per tutte le palline ci occorrerà della Vinavil e un pennello per spennellarci sopra la Vinavil. E poi del tutto facoltativo dei nastrini, dei cordoncini che stiano bene con le decorazioni. Questo è un passaggio supplementare che rende leggermente più complesso il lavoro, quindi se volete farlo lo farete, se non volete farlo potete anche ometterlo. Come prima cosa io parto proprio paradossalmente dal passaggio supplementare, quindi arrotolo un po' di cordoncino tra le dita e con un paio di forbici taglio a metà. Prendo tre filini di cordoncino e li unisco insieme, metto un puntino di colla a caldo, lascio raffreddare un attimo, mi raccomando non poggiateci le dita subito perché sennò vi ustionate, proprio il raffreddo, e poi ecco quando sono toccabili bene comincio ad arrotolare, voilà, e fisso il cordoncino anche dall'altra parte in modo che rimanga fermo. Quindi vado ad appiccicarlo sulla mia sfera da una parte e così arrotolato anche dall'altra. Questa è una pallina che ho riciclato, quindi se la vedete già sporca di colla è perché viene da un precedente lavoro, ma l'ho fatta apposta proprio per mostrarvi che palline vecchie non devono essere buttate, ma possono essere tranquillamente riusate per i vari lavori nei vari anni del Natale. Stacco la mia colla glitter e ne catapulto un po' sulla mia pallina, così in maniera del tutto disordinata. Quindi capirete che non è un lavoro di precisione, e vado a stendere questo glitter così disordinatamente un po' su tutto. Prima fase pronta. Adesso cosa dobbiamo fare? Prendiamo i nostri lustrini
e buttiamoli sopra la nostra pallina, così. Evviva, è Natale! Lasciamolo asciugare e vedrete cosa ne sarà venuto fuori. L'unica accortezza è picchiettare, far prendere dalla colla a glitter. Mettiamolo ad asciugare prima di rifinire l'occhiello. Preparo qui degli altri strass, io li ho in tre dimensioni, voi potete usarli anche in una dimensione soltanto, figuratevi. E tra una paillette e l'altra vado qua e là a inserire dei punti ancora più luminosi con appunto i brillantini, magari lì dove c'è qualche punto che ho lasciato più scoperto, lì dove voglio coprire meglio qualche parte della pellina, lì dove voglio far venire fuori un punto di rilucenza maggiore. Aggiunte tutti gli strass che volevo aggiungere, metterò il cordoncino a rifinitura del gancio. E allora, con un punto di colla a caldo, giro attorno e creo un cerchio di cordoncino. E giro su giro faccio in modo che il cordoncino crei una sorta di occhiello che andrà poi a chiudersi attorno ai cordoncini. Vi faccio vedere. E spruzzando un bel po' di colla a caldo verso sopra la colla a caldo rovente del glitter rosso e tappo. La pallina risulta così, molto molto bella. Bene, la pulisco tutta e poi ve le faccio vedere asciutte, completamente asciutte, perché questa è ancora un po' bagnata, alla fine del video. Procediamo con la seconda pallina. Come prima cosa, anche qui faccio quello che per voi è un passaggio facoltativo, ma che a me piace fare. Un po' di nastrino, prendo la Vinavil e copiosamente la stendo sulla mia sfera. Verso in una coppetta il vetro e presso per farlo rimanere adeso alla sfera. Perché non lo faccio con le mani? Perché è vetro, quindi potrei tagliarmi. A questo punto faccio colare un po' di glitter, giro la mia pallina e la lascio così a riposare all'interno del vetro. Nel frattempo prendo la Vinavil e continuo a passare Vinavil su tutto con uno strato più sottile. Quindi glitter su tutto. La rigiro, metto un po' di colla nella sua sommità qui, riverso un altro po' di cristalli e voilà,
e lascio asciugare così. La vedremo tra un po'. Una volta asciugata la pallina di specchi, vedete, è così tutta disordinata con i suoi cristalli che scendono, e così mi piace. Punto il centro, così, perfetto, e voglio creare un'escrescenza di cristalli nella parte qui, sommitale, in cui vado ad aggiungere cristallini su cristallini per creare proprio una parte che fuoriesce dalla pallina. E voilà, vedete, tipo cristallo di neve, tipo cristallo di ghiaccio. Mi piace moltissimo. Terza pallina, anche qui cominciamo con la posizione dei laccetti che fungeranno da gancetto. Prendiamo i nostri brillantini, prendo la Vinaville e la passo su tutto in maniera regolare, non troppo copiosa, né troppa né troppa poca. Qui, come vedete, la stendo bene perché mi interessa avere una superficie più liscia per la mia pallina. Questa volta il glitter lo verso copiosamente, lo metto in vaschetta e proprio tampono la pallina. Quindi faccio anche l'altra metà e già così viene una pallina bellissima. Vabbè, ma non ci vorrebbe un tutorial per fare tutto ciò. Benissimo, lasciamo asciugare perfettamente. E continuo con la pistola per colla a caldo e continuo così. Prendo i miei strassetti, che sono già di loro adesivi, e comincio ad incollarli uno accanto all'altro su tutta la pallina. Ed ecco le nostre tre palle fashionissime, belle e pronte. Allora, la prima super palla da disco, bellissima. Questa è veramente, veramente, forse la mia preferita insieme a questa. Veramente, veramente molto, molto bella. Guardate la particolarità del gancio salito in alto, quindi tirato in alto. Poi la seconda è quella glitter. Guardate anche questa, molto luminosa, questa con le luci dell'albero farà scintille, veramente molto molto paiettosa e luccicosa, molto bella anche questa. Questa è per le persone che non amano essere precise come queste, si butta su un po' più disordinatamente, perché ho pensato un po' a tutti gli animi, a quelli un po' precisi, a quelli che si spazientiscono e vogliono fare qualcosa d'effetto e comunque sempre gradevole alla vista. E poi la palla Frozen la chiamerei, questa è stupenda, guardate che meraviglia di pallina, sembra appunto uscita dal regno dei ghiacci, veramente veramente bella, col gancio anche qui rifinito, non si ha più nessun sentore della pallina di plastica che c'è sotto. Bene, sbizzarrite la vostra creatività, formate la pallina che più vi piace e lasciatemi scritto qua sotto qual è la vostra preferita. La mia questa, ditemi qual è la vostra. Bene ragazzi, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo, ciao.
visto che belle e che fashionissime, che glam le nostre palline. Proprio questa l'ho vista similissima in un negozio super cool di tutta Italia, una di quelle catene molto grandi magazzini, insomma molto importanti. E allora costava 15 euro, io l'ho rifatta con 2 euro 2,50 euro. Bene, con 2,50 euro immaginate un albero tutto addobbato con queste palline. Quindi create il vostro albero elegantissimo, argentato o con le paillette o con i cristalli, preparatelo come desiderate, ma senza spendere un capitale, perché il Natale è anche un po' la festa dello spreco. E allora noi facciamo in modo di avere tutto con poco e come piace a noi. Bene, se questo video vi è piaciuto, non risparmiate i pollici in su, tanto sono gratis. Lasciatemi tanti commenti qua sotto, magari ditemi qual è la vostra pallina preferita e se ne rifarete presto qualcuna, e venitemi a trovare su Instagram per tutte le anteprime, per vivere insieme il Natale, per raccontarci il nostro Natale giorno per giorno. E soprattutto venite a trovarmi anche su Facebook, dove sto mandando una valanga di video natalizi per rimpinguare la vostra creatività festiva. Bene, basta parlare, vi do appuntamento sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!